Bene, bene, salve a tutti Vincent Warlike e benvenuti nel mio canale. Continuiamo la campagna. Allora, abbiamo sconfitto Baston con l'aiuto dei nostri amici nani. Allora, guardiamo un attimo. Stiamo reclutando. Allora, do un'occhiata. Tra 2 turni possiamo reclutare anche le cavallerie, quindi direi di non fare tutta questa gente, perlomeno io direi di prendere un balestriere in meno e mandiamo a casa anche un lanciere, ok, in modo da prendere 2-3 cavallerie, vediamo un po' dopo. Allora, poi qui intanto stiamo andando ad attaccare i nanetti, ok. Questi invece amichevoli in deterioramento. Per quale motivo? Diamo un'occhiata un attimo alla diplomazia. Quale motivo iniziate ad odiarci? Guardiamo se possiamo fare qualcosa. Allora, diventa vassallo, no, un'alleanza difensiva, guardiamo, offriamo un pagamento, è bassa, partecipare alla guerra contro, non so, i Pelleverdi, è bassa. Poi in ogni modo non voglio portarmi dietro troppi nemici, 3 ne abbiamo e sono già sufficienti. Va bene, pazienza, passiamo il turno. Allora, è stato distrutto l'insediamento, anzi. Allora, favorito del culto, non mi interessa, vai via. Scusatemi, scusatemi. Allora, non so che gli agenti servono, ma li odio, non mi piace usarli. Sicuramente avrò tanti agenti contro, come qua adesso l'Ostland che mi inizia a rompere le scatole. Io, sinceramente, tutti sti agenti nei nuovi Total War non li sopporto. Quando c'era l'assassino e la spia era già più che sufficiente, secondo me. Detto questo, guardiamo un po' l'economia. Allora, qui dobbiamo passare un surplus. Aumentiamo, guardiamo un attimo se abbiamo qua, perché l'ordine pubblico qua è basso, quindi qui dobbiamo fare una bettola immediatamente, ok. Qui aumentiamo la crescita e la velocità di reintegro, bene. Qui stiamo reclutando, va bene, quindi teniamoci 2 soldini da parte. Ok, va bene, qui cosa possiamo reclutare di interessante? Di interessante, nulla di che. Lasciamolo così, ok. Allora, proviamo a vedere. Ah, niente, mi sono già mosso. Proviamo a vedere un bel niente. Quindi passiamo il turno, ok. Cosa volete? Ah, termino il patto di non aggressione con noi. Cioè, dopo tanti sforzi a fare le missioni per migliorare i rapporti, questi ci sbattono la porta in faccia. Va bene, prendiamone atto. Dovremmo riuscire a portare dalla nostra parte. Questo dove sta andando? Ah, ecco, va bene, vai lì, va bene. Allora, dobbiamo riuscire a portare l'Oakland dalla nostra parte. Assalta la guarnigione, ok. L'arrivo dello straniero, vabbè, questo l'abbiamo già letto. Che la richiesta venga accolta. Corruzione, tesoreria, salvaguardia. Beh, direi al diavolo questa creatura. Il nano qui. Se Be gone. stiamo
se la dà a gambe. Mettiamoci in marcia forzata. Proviamo ad inseguirlo. Vabbè, avevo preferito dall'altra parte, ma va bene così. Ok, qui abbiamo reclutato. L'Averland dov'è? Guardiamo se possiamo fare qualcosa qui. No, al momento. Allora, anche qui andrei ad aumentare, a meno che non ci sia. Aumentiamo qua la città di Karobur, così possiamo aumentare anche il tessitore. Passiamo il turno. Ok, allora, surplus nell'Averland, guerra dichiarata, Caracca Dream, questi chi sono? Nuovi nani, ok, pace tra l'Ostland e Stirland, bettola pronta, percorso bloccato, Karl Franz, ok, va bene, adesso andiamo in qualche maniera a recuperare. Quindi abbiamo scoperto una nuova fazione di nani. Allora, guardiamo un po' la diplomazia. Diplomazia, l'Oakland cosa dice? Neutrale in deterioramento. Allora, fammi vedere qua. Atteggiamento, ok. Allora, qui già prima era tutta una cosa idilliaca, adesso le cose sono cambiate. Neutrale miglioramento, guardiamo un po' di fare qualcosa con questi You may nani. speak before my shield bearers and on the Earthstone. Allora, facciamo un patto di non aggressione, proviamo. Offriamo un pagamento di 1000 e basso. 1900. È strano perché qui in questo Warhammer, nonostante tu elargisci, diciamo, molti soldi, le cose non cambiano, è amichevole. Guardiamo un po'. Hail to your emperor. Di What farlo can I do diventare un for you? nostro amico, questo qua mi interesserebbe. Diventa un'alleanza difensiva, dai, offriamogli 2000, 2100, è bassa? Come bassa? Dai, non ci credo. Allora, va bene. Pazienza, guarderemo dopo. Allora, qui ci siamo I mossi, am Prince ok. and Qui aspettiamo, guardiamo un po' cosa fa Bastogne. Soldi per la costruzione li abbiamo spesi, quindi ci rimane che passare il turno. Poi andremo al compimento anche della tecnologia, visto che mancava un turno. Speak, I will hear you now. Cosa Be warned, my mood volete? is dark. Un trattato di pace. 750 monete. Facciamo una controfferta e chiediamo più soldi. Almeno il doppio. È alto. È alto. 3000. È moderata. Accettano, va bene, ottimo. Beh, al momento ok, abbiamo solo l'Ostland come nemico, va bene. Allora, fazione distrutta, Karakhirm, quindi molto probabilmente, missione annullata, dovevamo uccidere Corno d'Argento. Pazienza, va bene, così, ottimo. Guardiamo un po', guardiamo un po'.
qui ho fatto un errore grave, ovvero... Intanto aumentiamo subito la città di Aldorf. Qui ho fatto un errore grave e vi dico perché. Dovevo fare un corpo di guardia anche qua ad Helmgard, ma possiamo, facciamo sempre in tempo magari. Non si può convertire un insediamento. E va bene, demoliamolo. Adesso i mortai qua, mortai nostri ce li abbiamo. Devo andare a reclutare qui della cavalleria. Allora intanto prendiamo una cavalleria imperiale. Ok, ma altrimenti... Scusate, prima di spendere i soldi, guardiamo se abbiamo qualcos'altro da costruire. Ad esempio qui aumentiamo sì la crescita e il reintegro, forse è meglio piano piano. Allora, ci mettiamo in modalità marcia normale. Il Border Princess è neutrale nei nostri confronti, va bene. Si potrebbe andare a far cassa un po' attaccando gli orchi o iniziare anche a prevedere di attaccare i vampiri che si stanno, diciamo, allargando un po' troppo. Quindi spostiamoci qui. Adesso studieremo un po' le mosse pian piano. Anche perché poi anche l'esercito del nostro principe avrebbe bisogno di una rinfrescata. Passiamo nuovamente il turno, no? Abbiamo detto che dobbiamo far partire una tecnologia nuova, abbiamo sbloccato anche la Darsena Imperiale, flotta più crescita, flotte mercantili, aumentano il commercio e lo scambio e le entrate derivate dai porti. È sempre rischioso, se serve una conferma basta chiedere al padre. Allora io direi di aumentare... Dai, aumentiamo i porti, le entrate dal porto, due porti li abbiamo, quindi ne abbiamo uno ad Aldorf e un altro a Marienburg. Passiamo il turno. L'Ostland invia gli agenti, va bene. Successo, va bene, vabbè. Grado guadagnato per Gustav, il nostro mago. Ok, tratto acquisito, aggressore. Ordine pubblico più uno per ogni guerra concomitante con una fazione vicina. Va bene. Demolizione dell'armaiolo. Ottimo, perché qui ad Helmgard dobbiamo necessariamente fare un corpo di guardia. Per aumentare la guarnigione, perché non posso tenere fermo qua un esercito. Allora, aumentiamo anche questa di Elarte. Poi guardiamo un attimo il decreto, visto che l'ordine pubblico è abbastanza elevato. Tariffa e crescita, pressione fiscale. Allora, io direi di... Accordi commerciali, aumentiamo un po' la pressione fiscale con i nuovi decreti, ok. Guardiamo un po' anche questa qui, anche qui è molto alto, quindi possiamo aumentare la pressione fiscale anche in questa zona e aumentare un po' gli introiti, va bene. Altrettanto per questo qua, almeno spero di andare a fare una cosa fatta bene. Passiamo nuovamente il turno, dobbiamo dare l'abilità al nostro mago, giusto? Ce ne siamo dimenticati, quindi andiamo qua. Selezioniamo il mago e gli diamo cavallo da guerra, così magari si muove più facilmente. Passiamo il turno.
Allora, io dico che l'Oakland non dovrebbe rifiutare un nostro aiuto al momento. Allora, la migrazione, una grande migrazione è giunta ai nostri confini, cerca di riparo imminente. Da una minaccia ancora più grande, sparisci, non fare nulla, migrazione. Costi di reclutamento, meno ordine pubblico e più crescita. Io direi di farlo. Benvenuti. Dell'ordine pubblico ne abbiamo abbastanza. Mamma mia, sta tosse. C'ho il raschino in gola. Allora, scusatemi. Carroburg. Carroburg. Mi sta precipitando l'ordine pubblico. Allora, guardiamo un po'. Spadaccini lancieri. Anche qua vado a fare una guarnigione. Al momento, quant'è? 69 turni. Abbiamo bisogno di 3.000 monete per aumentare questo. Allora lasciamolo così per il momento. Via, aspettiamo. Prima aumentiamo l'ordine pubblico. Possiamo assegnare un punto ad Albert Hallenstag. Aumentiamo l'acciaio onesto, così aumenta sia l'attacco che la difesa nel corpo a corpo. Fazione incontrata e staglia. Ok. Tremila, abbiamo bisogno di denaro, ok. Quindi aspettiamo a reclutare un attimo. Sicuramente sarà un momento di attesa. Qui c'è un bel laghetto montano. Non voglio crearmi neanche tanti altri nemici al momento. Guardiamo un po', anzi. Sono alla ricerca di alleati più che altro. L'Ostland, trattare una pace è moderato. Accettano, va bene, ok. Al momento non siamo più in guerra con nessuno e questo mi può sembrare una buona cosa, cioè loro ci hanno in guerra con tutti. Così il momento da fare un po' di denaro, di mettere a posto un po' le cose. Guardiamo un po' l'Oakland. Approach and make your offer, but I make no Ok, promises. non c'è niente di buono. Guardiamo i nanetti. E staglia. Deterioramento, deterioramento, deterioramento. Deterioramento, deterioramento, quindi prevedo che comunque dei nemici ne avremo in futuro, non vi preoccupate. Passiamo il turno. Ok, almeno ci siamo levati un po' di dosso lì. L'Ostland che sta attaccando Valmy von Rancouv. L'Oakland, guardiamo l'Oakland che si sta muovendo. Dov'è? Ah, questo qua, vabbè. È a casa sua. I refuse. Ok, guardiamo un po'. Allora, andiamo un po' a aumentare l'ordine pubblico sicuramente. Ok. E lasciamo così. Purtroppo è una fase, un momento di stallo e non avremo delle battaglie sicuramente qua nell'immediato. Quindi procediamo veloci, andiamo avanti. Il Wieseland attacca lo Stirland.
Allora, sciocca vanagloria, l'avevamo già letto anche in passato. Vedremo chi è il pazzo. Costi di reclutamento, magari con un approccio più umile, va bene, accettiamo. Altri 3.000 sono arrivati, quindi aumentiamo anche qui l'ordine pubblico. Va benissimo, va molto bene. Ok, va molto bene direi al momento. Abbiamo anche del denaro da parte. Guardiamo un secondo la tesoreria. Sono gli introiti 8.400, ne spendiamo 6.400, quindi abbiamo un profitto di 2.000. Molto bene. Passiamo il turno. Tra un po' altri 2 turni per completare la nostra tecnologia. Il Visseland. Dove sta andando? Bretogne Artois formano una confederazione. Missione disponibile. Cattura occupa l'insediamento appartenente a qualsiasi di questi seguenti nemici dello Stirland. Rapporti diplomatici più 10 con lo Stirland. E a che serve? E a cosa serve? 3 turni per il completamento, ma... Cattura occupa. Anche l'Ostmark è lontano, è veramente lontano. È veramente lontano e non ci arriveremo in tempo, quindi aumentiamo anche al nostro imperatore l'acciaio. Piuttosto attacco lo Stirland che è più vicino. Anche se la mia idea è se l'Ostland attacca, toglie l'assedio dall'Oakland, potrei attaccare anche l'Oakland, magari è un po' più facile. Allora, qui, ah, ok, ad Aldorf facciamo cannoniere appena abbiamo i soldi, però. Facciamo il cannoniere appena avremo i soldi. Questo ce l'abbiamo. Ok, lasciamo stare. Qui. Non c'è la possibilità di reclutare nessuno al momento qua, ma non è che mi interessa. Poi, insomma, è vicino ad Aldorf, in un attimo passi di là e vai a reclutarla di là. Quindi facciamo un corpo di guardia, direi di sì. Voglio che le guarnigioni siano belle rimpolpate. Ok, guardiamo un po' qua la nostra nuova guarnigione di Helmgard. No, ok, adesso inizia ad esserci un po' più di gente in modo che possiamo anche abbandonarla quando sarà ora. Qui sono nuovamente in guerra. Ok. Allora, passiamo un altro turno, così finiamo la nostra tecnologia. Prima dobbiamo assegnare un punto ad Helmut. Helmut, lo ben so. Allora, Helmut, lo ben so. Gli diamo presenza ispiratrice, così sblocchiamo un po' anche quella riga. Conti vampiro, il Visseland, con chi ce l'ha? Incarico disponibile. Mago guerriero nella seguente provincia dell'Ostmark. Allora, questa magari possiamo anche farla. Allora, guardiamo un po' di... Portare il mago nell'Ostland, nell'Oakland e nel, come cavolo si chiama? Fammi vedere. Nell'Ostermark non è questa. Questa qua, PC 1005. Non ci sono tempi di missione, quindi possiamo tranquillamente andarcene con calma. Facciamo
forse la prima volta che faccio uscire il mago dalla nostra schieramento. Allora, nell'Averland possiamo costruire. Aumentiamo la. Qui cosa abbiamo? Pistolieri, vabbè, qua. Aumentiamo la cittadina, così anche qui a Grenzstadt possiamo fare la guarnigione. Ok. Selezioniamo una nuova tecnologia. Armatura. Armatura, staffetta. Qui cosa abbiamo? Cavalleria, mantenimento. Mantenimento, pistoliere, staffetta. Riduzione della perdita di vigore per tutte le unità di cavalleria. Altrimenti, capacità di reclutamento, riduzione. Qui cosa abbiamo? Disciplina. Questo vedi. Bisogna sbloccare la fucina. Allora, guardiamo un po'. Armature. Direi di andare ad aumentare un po' la crescita, così le città fanno più in fretta e potremo costruire più in fretta. Ok, facciamo questo. Poi ragazzi, direi di concludere qua questo episodio. Ok, non abbiamo fatto battaglie, pazienza. Dobbiamo anche un po' sistemare le cose, capire cosa fare. Infatti mi sembra di aver fatto una cosa ottima nel mettere una guarnigione in questi insediamenti, che abbiamo visto che sono quelli un po' al bordo dei confini. Qui a Grunburg magari non ne abbiamo necessità, visto che abbiamo insomma la protezione di Nun, la città del Visseland. E niente, vedremo in futuro quali saranno i nostri nuovi nemici. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!